forza aiuta a fare luce anche sulle cose oscure, come la materia oscura, quella che sappiamo che c'è, ma se chiedete a qualsiasi fisico sperimentale vi direbbe «Sì, c'è, ma nel laboratorio dov'è?» Serve un'evidenza e pensa. A Frascati c'è un esperimento che ricerca il fotone oscuro in ogni evento. Padme, il suo nome è. Sì, ma il fotone oscuro cos'è? Sembra un ossimoro, eh? Cerchiamo di capirlo. Un po' come fanno i chimici con la tavola degli elementi, anche i fisici hanno i loro riferimenti. Il modello standard contiene la descrizione di ogni particella e dell'interazione che tra di esse avviene grazie a dei mediatori che le mettono in comunicazione, un po' dei facilitatori. Tra di esse c'è lo storico fotone collegato con la luce. Vediamo ora dove esso ci conduce. C'è l'ipotesi che oltre a quello standard di modello ce ne sia un altro oscuro ma altrettanto bello, in cui invece del luminoso fotone ce n'è uno oscuro che ricerchiamo a tutte le ore. Non si fa vedere, gioca a nascondino, ma noi abbiamo Padme, che follia, che spezza un po' la monotonia. Spero in poco tempo di spiegarvi il nostro esperimento. Beh, provate adesso a immaginare. Dunque, immaginate che una mandria di positroni colpisca in un istante un sottile diamante che dell'esperimento il cuore, costruito a Lecce con amore. Di tante interazioni ne ricerchiamo una che difficilmente può accadere, quella che produce il fotone di modello standard e il suo cugino oscuro che proprio non si fa vedere. Ma noi abbiamo un occhio gigante, la nostra mente, che vede ciò che è invisibile alla gente. È un rivelatore di particelle, pensate, costituito da 616 cristalli infilati uno ad uno, tutti per incastri, incredibile, senza far disastri. Beh, con esso il fotone di modello standard riveliamo e per l'altro un po' ci arrangiamo. Come se in un'addizione mancasse qualcosa per arrivare al risultato. Magari il fattore oscuro è proprio ciò che deve essere sommato, ma non posso dirvi tanto, altrimenti l'esperimento perderebbe ogni incanto. Spero solo di avervi fatto immaginare, e perché no, anche un po' sognare, parlando dell'esperimento e del suo intento, quello di fare luce, di fare scienza. Per il resto, beh, portate pazienza.